Buonasera a tutti, buonasera, bentornati ragazzi, saluto dalla scuola e dal sottoscritto, siamo qua per un'altra diretta insieme. Diretta numero 28, vi ricordo che le altre dirette sono tutte disponibili sulla nostra pagina Facebook. Vediamo i primi collegamenti. Eccolo ben arrivato. Ciao Emanuele. Aspettiamo un attimo, come sempre, dopo partiamo. Bene, 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 bene. Ok, la scorsa settimana abbiamo fatto. Ciao Emanuele, ciao. La scorsa settimana. Scusatemi un attimo, un secondo, devo vedere una cosa, arrivo subito. No, ok, perfetto, bene. È un problema di sincronizzazione Facebook, stasera c'è stato un piccolissimo pre-wo-quo, eh? Siamo partiti con qualche secondo di ritardo, però vedo che ci siete, perfetto. Quindi dicevo, la scorsa settimana abbiamo fatto una diretta straordinaria, coronavirus. Ditemi se mi vedete, se va tutto ok, vi chiedo questa gentilezza, ma vedo che vi state collegando, quindi sicuramente mi vedete anche perché vedo che mi salutate, quindi dovrebbe essere tutto ok. Bene, nell'occasione abbiamo parlato anche di formazione online, se vi ricordate bene, la scorsa settimana. Ribadisco che in questo momento sia il miglior modo per non perdere tempo. Anzi, per ottimizzarlo, quindi importante adesso la formazione online. Questo stop non può che accelerare la decisione del processo di trasformazione. Tra l'altro, in questi giorni abbiamo ricevuto anche dei simpatici video da parte dei nostri docenti, qualcuno di voi avrà visto, so per certo che ne riceveremo anche altri nei prossimi giorni. Video messaggi rivolti agli allievi e se non sbaglio addirittura tutti, anche loro ovviamente che vi invitano alla vostra istruzione. Li troverete, lo sapete bene, sia nella nostra pagina Facebook dove ci sono anche le nostre dirette e anche come storie sia su Facebook che su Instagram. Tutti quanti ovviamente. Io, il sottoscritto, la scuola e tutti i docenti vi mandiamo un grossissimo abbraccio a tutti voi e onestamente vi dico che ci mancate tanto, eh? Non vediamo anche noi l'ora di riniziare questa benedetta formazione in aula. Allora, premetto che stasera farò una diretta un po' più lunga, eh? Tanto non avete niente da fare stasera, non ci sono partite, non c'è Conte che ha da comunicarci qualcosa, anche se tra poco ce lo comunicherà sicuramente il protrarrarsi senz'altro di questa quarantena, oltre il 3 d'aprile, aspettiamocelo sicuramente, ma lo sappiamo. Però ecco, siamo un po' più rilassati e tranquilli. Stasera non voglio parlarvi di coronavirus, voglio che sia una mezz'ora insieme, un po' per staccare la testa, per rilassarci, per stare un attimo bene e volentieri insieme tutti quanti. Quindi, stasera la diretta sarà un pochettino più lunga, un pochino più impegnativa per ciò che vi racconterò, più densa di concetti. Tutto questo perché? Perché dentro di me ho parlato un po' come parla un preparatore atletico quando ha da preparare i propri atleti. Adesso è il momento di studiare per poi mettere in pratica, visto che siamo fermi. Quale migliore momento allora un preparatore atletico ragiona con i suoi atleti per allenarsi bene per poi tornare a correre. Ecco, che allora vi darò un sacco di spunti per prenderli e farne argomenti. Chi vorrà, che argomento gli interesserà, che spunto vorrà poi eventualmente approfondire. Nella diretta di questa sera vi parlo del il potere delle intenzioni. Allora, vi dico onestamente che
Inizialmente avevo pensato a più concetti di marketing legati al mondo del lavoro per dargli un indirizzo tecnico-pratico che poteva servire nell'immediato anche sul campo. Ma avremmo comunque modo di riprendere ed approfondire certi aspetti, tanto le dirette non mancheranno. Visto il momento che stiamo vivendo, invece, ho deciso di dargli un'impronta che parte un po' più da lontano. Voglio dargli una chiave di lettura antica, ma allo stesso tempo con concetti attuali, ovviamente. Però oserei dire più psicologica, filosofica. Voglio andare a toccare aspetti più profondi dell'anima e non solo. Che ci possa portare anche a pensieri meditativi. Il momento, il quadro generale è giusto, è di adesso. Quindi mi rifarò a spunti anche della filosofia greca, scomoderò personaggi autorevoli come Aristotele, Jung, Nietzsche, Weil, Freud, ma con semplici citazioni che servono semplicemente per contestualizzare certi concetti, non è che mi metto, non voglio mettermi a fare né filosofia né psicologia, non ho nessuna delle due lauree, tanto apprendimento da autodidatta perché amo entrambi le materie, ma da semplice massaggiatore autodidatta. Tutto questo ovviamente in modo per darvi degli spunti che mi auguro possano essere interessanti da poter poi ognuno di voi approfondire a proprio piacimento. Vuole essere una diretta, visto il momento, per potervi dire prendete tempo ed incominciate anche ad approfondire certe tematiche, perché ritengo che dovrebbero essere alla base di ognuno di noi, di ogni individuo. Dovrebbero essere le nostre fondamenta per costruirci poi la nostra personalità, per costruirci sopra poi la nostra personalità. Bene, ben arrivati. Stasera siamo in tanti, mi fa molto piacere. Ciao Elena, Francesca, Silvia, Rosalba, Stefano, Giovanna, buonasera a tutti. Ciao Vanessa. Bene, grazie, me la passo bene. A casa, ma me la passo bene, come tutti. Bene, bene, grazie Valentina, mi dice che si vede bene e questo mi fa molto piacere. D'accordo, allora vediamo un po'. Allora, d'altronde è anche vero che se ci pensiamo bene, il nostro mestiere ci impone anche una crescita interiore che va oltre il semplice gesto tecnico del massaggio, no? Quindi vorrei sperare che queste punture che andiamo a dare possono servire anche a questo, ovviamente. Dobbiamo noi porci in una condizione, in un certo qual modo, passatemi questo concetto, di opposizione al mondo frenetico che viviamo oggi. Le nostre caratteristiche devono essere altruistiche, meditative, lente, comprensive, rassicuranti e quanti altri aggettivi potremmo usare. Però siamo coloro che dobbiamo in un certo qual modo riportare equilibrio e calma a tutte quelle persone che vivono in questa vita frenetica, compreso noi anche, ovviamente, nei nostri aspetti di tutti i giorni. Il titolo che ho scelto non è certamente originale, ci sono tanti scritti, tantissimi libri sul potere delle intenzioni. Basterebbe allora che vi dicessi di comprarne uno e leggerlo. Questo magari lo farete in un secondo momento, presi magari dalla curiosità che vorrei scaturirvi stasera con l'argomento trattato. E mi auguro, passate la quarantena, lo facciate veramente, passato questo momento casereccio, forzato, abbiate anche la voglia o lo stimolo di andare a prendervi dei libri inerenti proprio a questo argomento. Vediamo allora, partiamo
Partiamo e vediamo allora il suo significato, intanto, della parola stessa. Potere significa facoltà di fare, secondo la propria volontà. Intenzione significa partecipare, o meglio ancora, partecipazione della volontà e dell'intelligenza nel decidere e compiere azioni. Vediamo allora una premessa su cosa significhi il potere delle intenzioni e dopo approfondiremo alcune tematiche legate ad essa. Quindi proviamo a fare una sorta di cappello generale e partirei da qua. Ogni cosa che accade nel nostro universo nasce da un'intenzione. Quando nutriamo dentro di noi le nostre intenzioni con continuità e purezza, tutto diventa possibile. Possiamo dire che il nostro destino deriva dal livello più profondo dei nostri desideri e delle nostre intenzioni correlate tra di loro. Ma che cos'è veramente l'intenzione? Dovremmo domandarcelo. Molti dicono che è ciò che si vuole raggiungere, che si vuole compiere. Forse l'intenzione è il modo con cui cerchiamo di aggiungere gioia e benessere alla nostra vita e quella delle persone che ci circondano. Forse è il primo aspetto benevolo che ci viene in mente. Ma come si fa a rendere l'intenzione un'azione fattiva e non un desiderio lasciato lì, abbandonato a se stesso? Per prima cosa dobbiamo chiederci se davvero ciò che desideriamo può essere utile, se può in qualche misura farci crescere e se in qualche modo può essere utile agli altri. E cominciamo col fare ciò che è necessario, dopodiché ciò che è possibile. Ecco che queste sono le due fasi centrali. Ciò che conta è avere piena fiducia nel risultato che si vuole ottenere. Ma non importa se davvero lo otterremo. Non perché il risultato non sia l'obiettivo, ma non è quello su cui dobbiamo concentrarci, bensì su ciò che ha permesso alla nostra mente di partorire quell'idea, quell'intenzione. Questo è l'aspetto. Ma l'aspetto più importante è che dobbiamo capire chiaramente che è la nostra anima e non il nostro ego ad essere il fulcro con cui entrare in contatto. Ecco un'altra chiave importantissima di lettura. Dobbiamo essere attenti alle nostre intenzioni, curarle, ascoltarle, perché da quelle dipende ciò che il nostro mondo è e sarà. Vediamo allora il primo punto da approfondire. Quando nutriamo dentro di noi le nostre intenzioni, tutto è possibile. Questo potremmo dargli come titolo iniziale. Aristotele diceva: noi siamo quello che facciamo ripetutamente. Perciò l'eccellenza non è un'azione, ma un'abitudine dettata dalla perseveranza. Perseveranza, parola
abbastanza in disuso nel nostro tempo, se ci pensiamo, perché oggi è una parola sedotta dalla velocità, è affascinato dai mutamenti continui. La parola perseveranza sembra oggi addirittura la meno adatta ad essere ospitata nel vocabolario. E la perseveranza non va confusa però con l'ostinazione. Queste ultime si nutrono di orgoglio e di esibizionismo. La perseveranza è l'altro volto, quello della responsabilità che caratterizza il cammino di chi è intento a mantenere gli impegni presi. La persona perseverante dimostra che vi sono progetti e obiettivi per i quali vale la pena spendersi fino in fondo e che per raggiungerli bisogna essere disposti a superare le tentazioni sempre in agguato di tirarsi indietro. La perseveranza esige l'abbandono della famosa sindrome da zapping, frutto proprio dell'oggi, della concezione veloce e frettolosa del tempo. Al contrario, essa coltiva le motivazioni che hanno spinto inizialmente a mettersi in gioco. E il vero nemico interiore della perseveranza è la pigrizia della poca convinzione e della perdita del gusto di vivere. Alleata invece è la resilienza, che è abilità di reagire di fronte agli urti inevitabili di situazioni avverse ed è spinta per rimettersi in cammino. Tutti possono nutrire sogni e attese, tutti quanti li abbiamo, ma l'unico modo per dimostrare che in essi si crede è perseguirli con perseveranza. Come diceva il filosofo Nietzsche, chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. Questa è sacrosanta verità. Il secondo punto che voglio approfondire è avere piena fiducia nel risultato che si vuole ottenere. Questo deriva da una base di piena fiducia in noi stessi. Altro step importante che potremmo identificare anche con la nostra autostima. Ma anche in questo caso ci sono migliaia di libri che ci insegnano come lavorare sulla propria autostima. Ma i filosofi ci insegnano che tutto nasce dalla costruzione della nostra identità. Per fare questo bisogna costruire il percorso che fa crescere la nostra anima. E con questo cosa voglio dire? Che intanto pensiamo a non cercare di darci troppe risposte. Troppe risposte uccidono le domande. È proprio al contrario l'effetto. Non dobbiamo avere un'ansia dalle risposte, perché le risposte non salvano mai le situazioni. Ormai lo abbiamo imparato. Bisogna aumentare le domande ed incominciare a domandarci che cos'è l'identità, come si costruisce, ma senza darsi una risposta. Per partire possiamo dire innanzitutto che l'identità non è una dote naturale. Nessuno nasce con una identità. L'identità è un dono sociale. L'identità ce la danno gli altri. L'identità è il frutto del riconoscimento.
Se una mamma dice al suo figlio sei bravo e la maestra gli dice sei intelligente, il bambino costruirà un'identità positiva. Al contrario, se la mamma gli dirà sei un cretino e la maestra lo ribadisce, crescerà con un'identità negativa. Volendo portare un esempio conciso. L'identità di ciascuno di noi è il prodotto del riconoscimento degli altri. Anche nel mondo degli adulti funziona allo stesso modo. Siamo tutti quanti dei funzionari di apparati ed ognuno nel proprio settore colloca la propria identità, il proprio ruolo. Quando il ruolo aumenta, saliamo in una posizione sociale più significativa ed abbiamo un incremento della nostra identità. Quando siamo messi da parte, succederà che abbiamo un decremento con conseguente depressione e svalutazione di noi. Quindi l'identità è chiaro che è un dono sociale. Al riguardo, Aristotele diceva, se uno entra nella città e pensa di poter fare a meno degli altri, o è una bestia o è Dio. Ma se fosse Dio, non sappiamo se potrà essere felice perché Dio è solo. Questo a conferma di cosa? Che gli uomini hanno bisogno degli altri uomini. Bisogna allora dare crescita alla nostra identità, riconoscendo quali sono le nostre virtù, le nostre vocazioni, ciò per cui siamo nati, cosa vogliamo fare. E dobbiamo metterla in un contesto dove può essere riconosciuta. Nel nostro caso vogliamo fare i massaggiatori e allora mettiamoci in un contesto dove questa virtù ci viene riconosciuta, prima tramite la formazione ed una crescita costante che crea l'identità. Questo processo, ovvio, che porterà inevitabilmente fiducia in noi stessi e di conseguenza piena fiducia nel risultato che vogliamo ottenere. Un altro tema, che è la parte centrale dell'argomento di oggi, è riuscire a capire chiaramente che è la nostra anima e non il nostro ego ad essere il fulcro con cui entrare in contatto. E voglio partire proprio da questo aspetto, dagli errori dell'anima e gli errori dell'ego. Qualcuno può chiedersi, ma come l'anima sbaglia? Certamente. Tutti nasciamo con un'anima piccola e con il tempo cresce e crescendo è inevitabile che non compia degli errori. Però la differenza è che gli errori che compie l'anima sono sempre benevoli, perché l'anima intende riparare il prima possibile ai propri errori, senza colpevolizzarsi, perché sa che sbagliare, errare è parte della vita. L'anima davanti ai propri errori li accetta, li riconosce e se ne prende la propria responsabilità. Gli errori dell'ego sono molto diversi, sono più diffusi, sono quelli che compiamo e l'ego cerca di nasconderli, cerca di occultarli. Perché questo? Perché l'ego è attaccato all'immagine di perfezione, è legato all'immagine sociale che vuole trasmettere. L'ego dipende dal giudizio sociale. Ma come diceva Simon Weil, il giudizio sociale è la base della sofferenza umana.
Infatti l'ego, a differenza dell'anima, davanti ai propri errori, li rifiuta, non li ammette e li attribuisce sempre a qualcun altro. Quello che scaturisce da questi aspetti è che in molte persone le intenzioni sono sopraffatte dall'ego e si innesca quel meccanismo di vanagloria. Che cos'è la vanagloria? Qui mi permetto di citare il filosofo Nietzsche, il quale diceva che la vanagloria inizia quando uno celebra se stesso al di là dei propri limiti. Nietzsche, che era un grande conoscitore della cultura greca e facendo riferimento all'oracolo di Delfi, ci dà due messaggi molto semplici ed incisivi. Il primo recita: conosci te stesso, perché se non conosci te stesso non riesci a realizzare quello che tu propriamente sei, quello per cui tu sei chiamato, quindi la tua vocazione, quello per cui sei nato, il tuo demone. Devi realizzare il tuo demone. La buona realizzazione del tuo demone raggiunge la felicità. Il secondo messaggio dell'oracolo di Delfi dice: però secondo misura. Devi conoscere i tuoi limiti. Non puoi oltrepassare i tuoi limiti. Se li oltrepassi, entri nello scenario della superbia e prepari la tua rovina, perché chi oltrepassa il suo limite va incontro al destino, un brutto destino. Quindi chi oltrepassa il suo limite tema il destino. Sempre Nietzsche diceva, quindi diventa ciò che sei. Nella nostra vita continuiamo a seguire modelli che sono necessari perché si cresce per processi imitativi. I bambini crescono perché vedono, imitano, ma poi bisogna staccarsi da questa imitazione e diventare quello che propriamente si è, cioè diventare se stessi al di là dei modelli che si vuole imitare, al di là di tutte quelle belle cose che ci fanno vedere. Scopo dell'analisi è diventare se stessi. Questo diceva Jung, padre della psicologia analitica. Per questo bisogna uscire dai comportamenti collettivi, non bisogna essere come gli altri. Ovviamente non bisogna neppure essere però eccessivamente eccentrici, perché non bisogna poi confondere l'individuazione con l'eccentricità, sono due cose opposte. Ma quella di diventare se stessi è la condizione non solo della salute, ma addirittura si dice della felicità. E Freud, con la psicanalisi, diceva che l'io, che ciascuno di noi si vanta, il proprio io, quante volte diciamo io, sentiamo dire io, a partire dall'io stabiliamo i nostri progetti, obiettivi, ideali, le nostre tensioni. Ecco, l'io non è padrone in casa propria. Questo dice Freud. Re deve ricondurci nel proprio limite. Non va oltrepassato perché nessuno è padrone del proprio io. Edgar Morin, altro filosofo, dice che l'ego è una struttura che richiede il pensiero critico perché è fasullo. Può sembrare vero, quindi serve per riconoscere
tra ciò che è vero e tra ciò che è falso. Anche se qualcuno pensa che l'ego possa dargli dei vantaggi, può darli solo a breve termine. C'è chi lo usa con prepotenza perché porta dei vantaggi momentanei di potere, ma bisogna non vedere più in là del proprio naso per non capire le conseguenze. Quindi dobbiamo far crescere la propria anima e non il nostro ego, che è la parte più bassa. Riassumendo, dare vita alle intenzioni è un esercizio contemplativo e presuppone una connessione con le nostre aspirazioni più profonde, in modo che queste possano dare forma alle nostre intenzioni e motivazioni. Però attenzione, spesso usiamo intenzione e motivazione in maniera interscambiabile, ma in realtà sono due cose abbastanza diverse. Le nostre motivazioni sono le ragioni che stanno dietro ai nostri comportamenti, ai nostri desideri e possono essere più o meno consapevoli. L'intenzione invece è sempre deliberata ed è l'articolazione di una meta consapevole. Mettiamo le nostre intenzioni e le rafforziamo per andare nella direzione che è veramente significativa per noi, anche se poi per andare avanti, ecco, vedete, abbiamo bisogno della nostra motivazione. Abbiamo bisogno che la motivazione ci faccia da traino. Se la nostra intenzione è correre una maratona, ci sarà un momento in cui ci chiederemo perché lo sto facendo. E in quel momento ci vuole qualcosa che vada al di là di una ragionevole motivazione. Qualcosa che ci connetta con le nostre aspirazioni e che ci permetta di andare al di là dei nostri dubbi e malumori. Conscia o inconscia, la nostra motivazione è il perché che sta dietro alle nostre azioni, mentre l'intenzione è la scintilla. Ecco perché il potere risiede nelle intenzioni. Quindi, concludendo, il mio suggerimento è questo. Proviamo a focalizzarci sull'obiettivo. Abbandoniamo l'atteggiamento autocritico e non poniamoci soprattutto limiti temporali. Se abbiamo, e succede nella vita, un'intenzione specifica, può accadere, ed è facile, scoprire che abbiamo fallito o non abbiamo avuto un buon risultato. È facile valutare, vedere, scoprire un divario tra la nostra intenzione e come ci siamo davvero comportati. Quando questo accade, è importante rispondere: e sospendere il giudizio e la critica. Lasciamole da una parte. Riconosciamo che c'è un gap, un divario, e mettiamo l'intenzione di lavorarci il giorno dopo, sapendo che può essere necessario ripetere questa intenzione per molto tempo. Sempre la stessa. Questo non vuol dire essere ripetenti, vuol dire essere in quel preciso istante in un processo di apprendimento. In questa consapevolezza del divario tra le intenzioni e la realtà ci aiuterà a dirigere i nostri sforzi senza trasformare la nostra intenzione in una meta da raggiungere.
in un obiettivo. In questo modo ci daremo il tempo per essere più in sincronia con le nostre intenzioni. Ricordando il concetto espresso all'inizio, che l'eccellenza non è un'azione, ma un'abitudine dettata dalla perseveranza. Troppo spesso ci abbandoniamo, ci stanchiamo precocemente sugli obiettivi e sulle intenzioni che ci prefiggiamo. Vi garantisco che noi insegnanti in aula ci accorgiamo sempre di chi ha l'intenzione, ma non solo, con quale intenzione sono venuti i nostri allievi. E con il tempo notiamo anche come si modificano le intenzioni di fare questo percorso con interesse. E vediamo anche infine l'intenzione legata all'obiettivo, perché hanno deciso che il massaggio diventerà il lavoro della loro vita. Ecco, questa è la missione dell'insegnante Tao: capire, tirare fuori e sorreggere le vostre intenzioni per far sì che possano diventare un obiettivo raggiunto. Per uno dei lavori più nobili ed antichi, che continua ad essere importante ed utile nella vulnerabile attualità, che è il mondo di oggi. Bene, anche per stasera ho finito il mio intervento. L'argomento, mi rendo conto, è stato impegnativo, ma sono certo che si possono prendere spunti per approfondire concetti utili per plasmare proprio e far crescere la nostra anima, utile per fare la differenza nella vita e, perché no, anche nel nostro lavoro di massaggiatori. Tutto questo porterà alla crescita, ad una crescita collettiva del nostro essere, e sapete bene quanto poi diventa importante ed è importante la nostra crescita applicata ad un massaggio su un lettino, su di una persona che ha bisogno di noi. Perfetto, basta. Sì, ho visto che qualcuno non è riuscito a collegarsi, però quasi tutti voi siete collegati. Perfetto, vi faccio gli ultimi saluti. Noi ci vediamo tra 15 giorni, esattamente mercoledì 1 aprile, non è uno scherzo, ci sono, dove vi parlerò, adesso torneremo su argomenti, diciamo, un po' più tecnici, più legati al massaggio. Nelle ultime due settimane, nelle ultime tre interventi, diciamo, abbiamo divagato anche su altre materie, su altri aspetti, ma tutti fortemente legati poi al lavoro e quindi al lavoro del massaggio. Però la prossima, fra 15 giorni, torneremo a parlare degli stati infiammatori, un argomento tecnico tanto importante per capire in questi casi come dobbiamo comportarci. Ok, vi saluto di nuovo. Come sempre vi ricordo che per qualsiasi informazione scrivete in posta privata oppure chiamate il nostro numero verde 800 400 450. Grazie come sempre, grande famiglia. Noi ci vediamo presto, come sempre. Sì, ok Attilio, corretto. Come ci vediamo sempre, presto, un abbraccio a tutti, vi mando un bacio, al prossimo collegamento. Ciao ciao!